L'altro giorno mentre ero su TikTok mi sono imbattuto in questo video. Praticamente ci sono queste ragazze che trovano degli appartamenti abbandonati all'ultimo piano che affacciano direttamente davanti al Duomo. Degli appartamenti con probabilmente un valore che supera il milione di euro, quindi veramente molto costosi e anche molto difficili da raggiungere, fidatevi. Ma comunque io, Sos, Gio Boccali, detto anche il bodyguard, e Giovanni abbiamo deciso di andarci lo stesso. E questo è quello che è successo. Siamo in Duomo e abbiamo scoperto che ci sono delle case abbandonate che affacciano proprio qua davanti. Salve signora, salve, 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 salve. L'unico problema è che non sappiamo esattamente dove sono, quindi ora le dobbiamo andare a cercare. E questo era un problema veramente grosso, perché nel video facevano vedere sì che entravano negli appartamenti, ma non facevano vedere effettivamente l'entrata per andarci. Per questo motivo siamo un po' dovuti andare ad intuizione. Chiedere ai carabinieri non mi sembra un'idea geniale. Qui c'è il Duomo e noi abbiamo visto un TikTok che fa vedere che sono più o meno in quella direzione lì. A tratto siamo col Dream Team, bodyguard numero uno. Stop! Lui è Gio Boccali e molto probabilmente ve lo ricorderete come quello che mi ha picchiato sul ring. In questa avventura sarà il nostro bodyguard ufficiale, quindi qualsiasi cosa succeda c'è lui che ci protegge, almeno spero. Bodyguard numero 2 è un po' più scarso, pizza, sta roba. Allora, il Duomo è esattamente qui. Raga, le case, tutto il video non l'hai visto, dovrebbero essere quelle lì. Quelle lì dovrebbero essere abbandonate in teoria, perché no, il Duomo è qui. Esatto. La roba difficile sai qual è? Anche capire come entrare. Anche perché questi appartamenti non sono in una zona a caso di Milano, ma sono in Duomo, in pieno centro. Quindi sicuramente le entrate per gli sconosciuti saranno super controllate. Anche perché in Duomo passa un sacco di polizia e carabinieri ogni 5 minuti praticamente. Questo è il TikTok, raga, che abbiamo visto, vedete? Guarda, 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 vedi? Ok. Fai così. Sono quelle lì, sono quelle lì, sono quelle lì. 100%, raga, sono quelle lì, sono quelle lì. Quindi ora l'obiettivo primario era quello di andare a trovare un cancello aperto da dove almeno entrare nella palazzina. E poi successivamente sperare sia la palazzina giusta e capire come andare sul tetto. E poi dal tetto ci dovevamo un po' arrangiare, insomma. La cosa più difficile sarà esattamente entrare. L'entrata. C'è un sacco di gente e quindi dobbiamo comunque nasconderci da tutta questa gente qua. Raga, sono queste qui al 100%. Vedi, guarda, 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 guarda. C'è pure una finestra aperta, bro. Sono quelle, sono queste. Quelle due. Sì, 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 lo sto inquadrando ora. Ora, come entriamo? Questa è la domanda. Cerchiamo bisogna il 21 si sale qua, quindi noi dobbiamo. Ok, allora per salire alla terrazza Duomo 21 è questa qui, quindi dobbiamo andare da quella parte là, raga. Però secondo me è da qui, è qui, è qui, è qui, è qui, guarda qua. È sicuramente di qui. Ecco qua, è qua, è qua, è qua, forse è qua, forse è qua. E appena arriviamo troviamo subito un portone che probabilmente ci avrebbe portato a quegli appartamenti abbandonati. Secondo me dovremmo fare così, uno citofono e vediamo se apre, se qualcuno apre. Stop! Ma fin da subito c'è il primo problema. Guardate chi c'era in quel portone. Polizia locale. La polizia locale. La cosa che meno doveva succedere stava per succedere. Dovevamo trovare il modo di citofonare alla polizia locale e di farci aprire proprio da loro. Oddio, polizia. Polizia locale, ufficio sicurezza. Vediamo loro. No, no. Sono sicuro. Ci sono, no, no. E le persone di fianco a noi già si stavano un po' insospettendo. Ok, già ci stanno guardando. Via, andiamo via, andiamo via, andiamo via. No, no, non sono sicuramente loro. Non è qua. Ipotesi cancellata, anche perché sennò rischiamo di suonare alla polizia locale. Ed è un casino. La macchina parcheggiata. Bella questa. Bella, carina, carina, carina. Cazzo, mio padre. Salve, papi, ma perché parcheggi la macchina in Duomo? Ma a Giovanni viene in mente un piano geniale. Io suono, vado dalla polizia e dico che denuncio un furto del... Ma non puoi denunciare un furto, fai reato fare una roba così. Hanno rubato la collanina, tanti... Non lo vede più. No, raga, è un'idea. Che idea è? La polizia. Stiamo entrando in un posto abbandonato, suoniamo alla polizia. Problema, mi sembra giusto. Ma secondo me non è quella l'entrata, fra, ma è impossibile. Ma bro, come fai ad essere quella? Ascolta, quel che ragazzo. Questo è il Duomo 21. Siamo andati un attimo a fare un giro per vedere un attimo i dintorni, se magari c'era un'altra entrata, ma a quanto pare non c'era. Quindi probabilmente l'idea di Giovanni era la cosa migliore da provare, anche se comunque molto rischiosa. Questo qui è quella, è la terrazza per fare l'aperitivo. E questa qui è che è giusta. Sì, sì, sti. Sì. Vuoi fare come dici tu? Sì. Guarda che c'è pure la telecamera qui che ti vedono. È una cazzata. Secondo te quattro ragazzi suonano e denunciano cosa? Sartoria Rossi. No, no, no. Teatro La Scala. Dov'è Teatro La Scala? In effetti i citofoni sono pochi. Per essere comunque un palazzo così grosso. Il palazzo è enorme, storico. E sono pochissimi. Boccali ha ragione. Poteva essere un segno che era quello il posto giusto. Il palazzo era enorme. C'erano soltanto 5 citofoni. Tutti gli altri appartamenti, chi ci abitava? Ci stavamo avvicinando ai nostri appartamenti abbandonati. No, via, via. Lo stai facendo? Stai suonando la polizia locale? Io dico che... Ok, aspetta, aspetta. Poi quando entri... Ciao, salve. Volevo salire a denunciare un accaduto che mi era appena successo, se potevate aiutarmi. Ah, non posso.
possiamo salire. Perfetto, anche questo piano era saltato. Quella era la polizia locale, non i carabinieri. Non potevamo andare a fare lì una denuncia. Ci hanno subito mandato ad un'altra stazione dei carabinieri, ma non ci hanno purtroppo aperto la porta. Ma poi, se anche il piano avesse funzionato e Giovanni si faceva aprire la porta, poi venivo a vederlo dai carabinieri che faceva una denuncia finta e poi una finta collanina rubata. Cioè dai, non reggeva. No, no, voglio denunciare. Voglio sapere, io sono il poliziotto. Dai, dimmi. Senti, salve, salve, mi dica. Cosa è successo? Cioè, già ti ho appena rubato la collana. Fermo, prima di continuare il video controlla di essere iscritto al canale. E se non lo sei, fallo subito. Cambiamo piano, veniamo, andiamo a vedere se c'è qualche entrata qua. Quindi passiamo al secondo piano, proviamo a trovare un'altra entrata. Magari si può entrare da qualche parte qui, raga, tanto il posto è esattamente qua sopra. Ma attenzione perché troviamo subito un altro portone. Banca Cesare Ponti, è questo il portone? No, non è questo, fra è una banca, fra è una banca. Siamo qui, siamo arrivati perché comunque la ripresa era... Era esattamente qua sopra. La direzione era questa, era perfetta. Una cosa è... Quarto piano comunque. Comune di Milano. Giovanni, ma che cazzo non è questo, bro? Bro, ma come fa ad essere questo? Che ci sono tutti i citofoni. Ma perché comuni? Non ti risponde, raga. Citofonato adesso al comune di Milano che non risponde. No, bro, no, non è questo il cancello, non è questo. Da dove sono entrati loro? Sembrava tipo un negozio, sbaglio. Quindi pensiamo subito che potrebbe essere che i ragazzi sono andati prima in un negozio, sono andati in bagno e sono arrivati agli appartamenti abbandonati scavalcando dalla finestra del bagno di un negozio. Eravamo disperati, non riuscivamo a capire. Tipo il bagno di un negozio. Ma era una finestra, scavalcavano la finestra o sbaglio? Sì. Sì, cos'è il bagno? Il bagno della banca. È difficile capire bene dov'è. Perché comunque, raga, è. Che hanno spaventato la telecamera. È questo. È vero, ragazzi, hanno rotto la fotocamera. Giovanni continuava a rimanere della sua idea. L'unico modo per entrare era quello di farci aprire il portone dai carabinieri. Non sappiamo cosa fare perché abbiamo provato più o meno tutte le porte, ma nessuna ci porta da nessuna parte. Quindi ora stiamo capendo. Ma facendo il giro da dietro, riusciamo a trovare un altro edificio in cui potevamo entrare. Abbiamo appena notato che qua sopra c'è una terrazza, raga. Non questa qui, ma quella sopra qui. E i palazzi che diciamo noi sono questi qua. Quindi sicuramente loro sono entrati da lì. Ora però bisogna capire come si arriva in quella terrazza. Io veramente ce dai carabinieri. Provaci a telefonare a qualcun altro. Assassin's Creed? Boh, giù entra nelle case così. E attenzione, porte aperte, quindi entriamo nel palazzo. Così anche se sarà super rischioso andiamo immediatamente all'ultimo piano per vedere se c'era l'accesso agli appartamenti abbandonati. Stop! Avete visto? C'era la cucina di un ristorante, ci avevano visto. Dovevamo fare super veloce prima che quelli lì si sospettiscano. Quale schiavo troppo? Gambe oggi? Oggi gambe? Erano lì loro? Loro erano in questo. Vediamo una finestra aperta e notiamo esattamente il punto in cui erano i ragazzi del video. Quindi la palazzina poteva essere quella giusta. Ci stavamo avvicinando sempre di più al nostro obiettivo. E finalmente arriviamo all'ultimo piano e troviamo delle porte. Sì, sì, era questa. È chiusa. È chiusa? Ma purtroppo la porta era chiusa. Guardiamo il video dei ragazzi e notiamo che la porta che noi abbiamo trovato chiusa era esattamente quella che loro avevano trovato aperta per andare negli appartamenti abbandonati. Raga, effettivamente in uomo non lasciano degli appartamenti abbandonati. Cioè, ma dal video si vede proprio che loro aprono la porta. Era questa la porta? Sì, video? Sì. Sì. Sì, è questa. Ma non tutto è perduto perché notiamo che ci sono altri video con altri appartamenti che affacciano ugualmente al Duomo. Quindi andiamo alla ricerca degli altri. Guarda le porte. Le porte? Sì, è vero, è qui, è questo. La riconosciamo perché il pavimento del video è esattamente identico al pavimento di quella palazzina. Guardate, raga, le porte. Boom. Boom, sono queste. Fra è qua. Guarda, è qua. Guarda la pavimentazione. È qua. Guarda un attimo la pavimentazione. Sono i carabinieri. Sì. Ma dovevamo stare super attenti perché probabilmente molti dei ragazzi vanno in questi appartamenti. E per questo motivo c'erano dei carabinieri appostati esattamente lì fuori. E il cancello della palazzina era chiuso. È questo qua. Ho detto il cartello non è stato messo a caso. È uguale, uguale. Questo. Ecco perché hanno messo le strane. Quindi la domanda è come si fa? Notiamo che al citofono c'è una specie di studio, uno studio caffè. C'è uno, si chiama studio caffè, vai a vedere cos'è. Possiamo inventarci tipo abbiamo un appuntamento qua da voi. Studio caffè, vediamo cos'è. Legale, studio legale, no, studio legale, bro, è peso. Però scopriamo che è uno studio legale, quindi non era anche questa una mossa geniale. Se non ci presentiamo,
cazzo è? Anche questo piano non poteva funzionare. Se ci telefoniamo, facciamo finta di dover andare da loro e poi non ci presentiamo, capiscono che c'è qualcuno nella palazzina senza che sia da loro, e sapendo che c'è questa cosa che si può andare sopra il tetto, chiamano immediatamente i carabinieri. Non poteva funzionare neanche questo. Ma poi ci beccano. Loro sanno che è entrato qualcuno, ma che non è da loro, e ci sono 200 pattuglie qua. E invece funziona, perché mentre non stavamo registrando entra una persona all'interno del palazzo e noi ne approfittiamo per entrare anche noi. Ma purtroppo anche qui c'è un problema. Hanno bloccato con un catenaccio enorme l'accesso all'ultimo piano. Cioè, perché dovrebbero bloccare l'accesso all'ultimo piano? Sicuramente perché sanno che c'è qualcuno che ogni tanto va sopra. Sì. No. Per quello che sono andati a fare. Anche questa volta sono riusciti a non farci salire. C'era qualcosa che non andava. Non poteva essere questa la nostra prima esplorazione fallita. Ma noi non ci diamo per vinto e cerchiamo un altro appartamento ancora. Vedi che là sopra ci sono delle sbarre. Guarda qui loro. In alto. Esattamente sopra me. Però facciamo la cosa più ovvia. Provare a chiedere a qualcuno se poteva aiutarci. Scusa, allora, una domanda. Salire su quel tetto. Terrazza quale però? Questo va per. E il barista ci aiuta veramente. Ci spiega che il loro bar è dentro una di queste palazzine. Quindi di fare il giro da dietro, che ci avrebbe aperto lui in persona il cancello per entrare. E ci avrebbe fatto entrare lui per andare all'ultimo piano. Cioè, assurdo. Abbiamo trovato praticamente un barista complice. È qua. Sta servendo. Dobbiamo aspettare un secondo, raga. Questa qui è la scorta. Cioè, un po' che si può entrare. E finalmente ci apre le porte del cancello. Praticamente ci stavano guardando tutti. C'era anche un ristorante proprio appena fuori sulla destra. Quindi dovevamo stare comunque super attenti, perché tutti sapevano che nel palazzo di prima e anche in questo c'era gente che andava sopra soltanto per fare casino. Aspetta Giovanni. Wow, che fisico. Non facciamo casino, perché c'è la tipa fuori, non facciamo casino. Così decidiamo anche qui di andare all'ultimo piano per capire cosa ci fosse, sperando appunto nei nostri appartamenti abbandonati. Happy. No. 320. Raga, non fate casino. Raga, non dovete far casino. Ascoltami, quando siamo sopra, tutti silenzio. Quando siamo sopra, nessuno deve dire nulla. Esploriamo al volo e poi andiamo via. Non ci vogliamo fare sbirri perché siamo sul tetto. Guarda. Apri. Troviamo la porta, ma purtroppo anche questa era chiusa. Incredibile, avevano chiuso tutte le porte. Porca troia. Ma notiamo immediatamente che negli appartamenti esattamente di fronte a noi c'è la polizia, raga. Sì, il gruppo indagine centrale. C'era un ufficio della polizia. Cioè, la sfiga ci stava perseguitando. Sì, raga, ascoltatemi bene. Zitti. Quando la tipa ha detto che c'è sopra la polizia, ci aveva ragione. Qui davanti sono. La vera preoccupazione che avevamo era questa. Tempo fa, durante la notte, in Piazza Duomo hanno fatto dei dipinti in cima ad uno di questi palazzi. E quindi, secondo me, la polizia, per evitare che risuccedesse una cosa del genere, ha bloccato in tutti i modi tutte le entrate a questi appartamenti per arrivare appunto in cima. Raga, salta tutto, non si può fare. Ci abbiamo provato, ma... Aspetta, non è finito. Perché ancora un portone dove possiamo entrare. Anche lì sicuramente sarà come qua. Quindi decidiamo di provare l'ultima palazzina. Era la nostra unica speranza. Cosa stiamo facendo? Boh, raga, proviamo un'altra scala. Cosa vediamo? 5. Raga, proviamo tutto. Cazzo, okay. Siamo qua. Ok, balliamo. Okay. Balliamo. Ma le chiamo. Forse me ne vedo giù. No, Giovanni. Cazzo, Giovanni, una scusa incredibile. Giovanni. Ma mi sa che superiamo i chili. Superiamo i chili? No, ti faccio bloccare l'ascensore. Ok. Esci. Vedi, piano 5, piano 5. No. Piano 5. No. Arriviamo sopra, ma purtroppo anche qui la porta era chiusa. No. È chiusa anche questa, bro. Noi prima eravamo lì. Però è chiusa anche questa. No, però è chiusa. Cazzo. Porco due, bro. Andiamo. Raga, scendete. Carabinieri qui. Via. E anche qui in cima al palazzo c'erano di nuovo i carabinieri, come se si fossero appostati lì proprio per non far entrare le persone. Raga, abbiamo provato tutti i modi, tutte le entrate, tutte le uscite. Non c'è nulla da fare, se riesce ad entrare. Secondo me è perché hanno fatto già un sacco di video, raga, secondo me hanno chiuso per quello. Quindi purtroppo sì, questa è la primissima esplorazione di Zerbi fallita. Non siamo riusciti in nessun modo ad entrare, probabilmente perché, come vi ho detto prima, dopo tutti i murales che hanno fatto all'ultimo piano nella piazza del Duomo, hanno deciso di bloccare
qualsiasi tipo di entrata.